Carissimi giovani, carissimi fratelli, tu che ci stai accompagnando in questi video sulla storia del nostro istituto, oggi vorrei fare un piccolo riassunto in modo che possiamo capire meglio le realtà presenti nell'istituto Suore Carmelitane, Messaggere dello Spirito Santo. Allora, prima di tutto abbiamo parlato delle suore. La fondazione delle suore Carmelitane e Messaggeri dello Spirito Santo nel 1984. Poi abbiamo parlato anche delle suore di vita contemplativa la settimana scorsa, come avete visto, le suore che vivono nella contemplazione pura, che vivono solo nel servizio al Signore attraverso la preghiera, che è una realtà anche del nostro istituto. Oggi vorrei accennarvi che ci sono anche i frati carmelitani messaggeri dello Spirito Santo, dei ragazzi che vivono la nostra stessa vita, la nostra stessa spiritualità, il nostro stesso carisma, che sono membri, che sono un ramo della famiglia Suore Carmelitane messaggeri dello Spirito Santo. I frati sono nati nel 2003, il 1 novembre, giorno di tutti i santi, del 2003. E oggi, per la gloria di Dio, già sono più di 17 sacerdoti, perché non solo sono frati, ma sono anche sacerdoti. Abbiamo più o meno quasi 80 membri nel ramo maschile, con 17 sacerdoti. E questa è una grazia immensa per il nostro istituto, per il nostro carisma, perché ci completiamo. Questa è la cosa più bella. E oggi vorrei parlarvi della Fraternità Secolare Carmelitani Messaggeri dello Spirito Santo. Che cos'è la Fraternità Secolare? Sono laici che vivono lo stesso nostro carisma, la nostra spiritualità, però ognuno secondo il loro stato di vita. Chi da sposato, chi da single, chi da vedovo, vivono nella loro realtà, nella loro casa, nelle loro famiglie, nel loro lavoro, e appunto vivono questo carisma, questa spiritualità proprio dentro il mondo, dove si trovano, nelle realtà dove si trovano, e trasmettono questa spiritualità, trasmettono Gesù nelle loro realtà, nelle loro situazioni personali. E allora, vivono, come ho detto, la nostra stessa spiritualità carmelitana, ricevono delle formazioni, vivono momenti intensi di preghiera, uniti a noi come famiglia, però secondo il loro stato di vita. È una realtà molto bella, anche molto ricca del nostro istituto, perché dove non possiamo arrivare noi come consacrati, arrivano loro come laici, perché sono dentro il mondo, nel mondo del lavoro, dello studio, nelle scuole, nelle università e più di tutto dentro la famiglia, dentro le loro case, e usufruiscono degli stessi beni spirituali nostri come carmelitani messaggeri dello Spirito Santo. Allora, è una realtà veramente bella che è stata fondata, è iniziata in Brasile nel 1999, tanti anni fa. In Brasile oggi abbiamo quasi 200 membri sparsi in alcune diocesi del Brasile. Qua in Italia abbiamo due realtà di fraternità secolare, una nel paese di Venafro, diocesi di Isernia, e una in Sicilia, diocesi di Catania. Abbiamo anche la Fraternità Secolare in Francia, a Lione e a Orange, diocesi di Avignone. In Italia la Fraternità è nata nel 2013. Abbiamo iniziato questa realtà e grazie a Dio oggi possiamo continuare questa storia. Però per rendere più bello ancora questo video, più vivo, più concreto, ho raccolto delle piccole testimonianze dei membri della fraternità qua d'Italia, tanto della Sicilia quanto di Venafro, in modo che possiate sentire da loro questa esperienza, che cosa è essere carmelitani e messaggeri dello Spirito Santo nella loro realtà, nel loro stato di vita, dentro il loro mondo personale. E allora andiamo a vedere questi video. Ciao, sono Gabriella.
della famiglia carmelitana Messaggeri dello Spirito Santo. Sono di Venafro, un paese del Molise. Ho conosciuto le suore tantissimi anni fa e sono rimasta subito attratta dal loro carisma, contemplare per evangelizzare. Sono una mamma e sono carmelitana Messaggeri dello Spirito Santo. Siamo una grande famiglia e siamo uniti, ci unisce la preghiera e la gioia. Sono Paola Chiaramonte, dalla Sicilia. Faccio parte della fraternità Carmelita Messaggeri dello Spirito Santo. Sono felice di fare questo cammino. Spero che tanti giovani come me possano intraprendere questo cammino di fraternità. Ciao, mi chiamo Eleonora e lei è mia madre Antonella. Da molti anni facciamo parte della fraternità secolare di Venafro, delle suore carmelitane Messaggere dello Spirito Santo. Questo cammino che abbiamo intrapreso con le suore e frati carmelitani Messaggeri dello Spirito Santo mi ha molto aiutata e ho messo in pratica gli insegnamenti di Gesù e delle nostre e della fraternità sia nei rapporti di amicizia, nei rapporti con la mia famiglia, ma anche nello studio. Voglio testimoniare la mia grande gioia durante gli incontri che facciamo con le nostre sorelle, i nostri fratelli carmelitani, Messaggeri dello Spirito Santo, perché ogni giorno ho potuto testimoniare la presenza del Signore sul mio lavoro, incontrando l'altro fratello, l'altra sorella. Ciao a tutti, sono Vera, sono sposata e faccio parte della fraternità carmelitana Messaggera dello Spirito Santo. Insieme ad altri fratelli e alle suore viviamo la spiritualità carmelitana, carismatica, e cerchiamo di viverla per mezzo della preghiera, della formazione, della fraternità e dell'evangelizzazione. E io collaboro con la musica e il canto insieme alle suore, e per me è una gioia far parte della fraternità delle suore. In questi anni la mia vita è cambiata, portando gioia, pace e il dono di stare insieme a pregare. Ecco carissimi, prima di tutto vorrei ringraziare di vero cuore a questi nostri membri della fraternità secolare che sicuramente hanno contribuito tanto perché questo video diventasse veramente più bello. Grazie di cuore, che il Signore vi benedica. E voglio ringraziare anche te che ci stai accompagnando in questa storia. Se avete perso qualche puntata, qualche capitolo, tornate indietro che stiamo raccontando passo per passo di quello che è successo con noi da quando siamo nati. Ecco, praticamente abbiamo concluso un pochettino la storia delle fondazioni delle suore carmelitane Messaggeri dello Spirito Santo. Se avete qualche dubbio, se questa storia vi ha suscitato ancora qualche curiosità, potete scriverci e cercheremo di rispondere alle vostre domande, ok? Che Dio vi benedica tanto e alla prossima. Ciao a tutti!